Intanto grazie ai partecipanti, questi sono gli aperitivi di innovazione, rientra nel progetto Siena Food Lab, il progetto della Fondazione Monte dei Paschi insieme al Santa Chiara Lab, è un percorso di formazione e di trasferimento tecnologico che facciamo nella provincia di Siena. Questo in particolare, questa parte, tutta la parte degli aperitivi di innovazione, dove vogliamo portare le esperienze delle aziende, per differenziarlo da quello che è il percorso dell'Academy, dove abbiamo portato le esperienze invece delle università toscane. Oggi parliamo del turismo del vino, abbiamo ovviamente delle persone più che referenziate, che presenterà il nostro moderatore che è David Taddei, che ovviamente è il nostro partner in questo percorso. Quindi fa piacere appunto che questo è il secondo evento, il terzo sarà Sì, domani. Dopo la parola a Davide. grazie Cristiana. Io sono un po' in veste informale, ma in questo momento sono in Maremma. Lo dicevo prima ai nostri ospiti che sto finendo di scrivere degli itinerari per le guide di Repubblica sull'arcipelago toscano che dovrebbe uscire nella seconda metà di giugno. E per me è un piacere, oltre che un onore, perché le persone, gli ospiti di oggi sono tutti cari amici e sono tutti molto particolari. Ovviamente fra i particolari c'è la più particolare di tutte che è Donatella Cinelli Colombini, perché Donatella è Donatella, è quella che si è inventata il turismo del vino, si è inventata tante cose, ho avuto anche il piacere di veder nascere una delle sue più belle idee, quella del trekking urbano. Io ero nel suo team di lavoro e vederla lavorare dal vivo è entusiasmante. E con lei c'è Paolo Corbini, che anche lui è un ve vecchio amico, purtroppo dico vecchio Paolo, ma perché noi ormai cominciamo ad avere un'età, che è il direttore dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Donatella, lo sapete, non ve l'ho detto, ma è la presidente dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, è stata presidente del Movimento Turismo del Vino, è stata tante altre cose. E Paolo ha un percorso all'interno dell'associazione lunghissimo, che è cominciato, Paolo, quanti anni fa? Nel 98 la mia prima avventura con Città del Vino si è svolta in Sardegna, a Sugo Logone, che è un luogo Benissimo, conosco, magico, è pieno. bellissimo. Ho fatto un itinerario in moto Esatto, prima. su Golone. È meraviglioso. Esatto. E da lì inizia la mia avventura. Colgo l'occasione per ricordare anche la figura di Paolo Benvenuti, il vecchio direttore che purtroppo Esatto, volevo arrivare lì. non è più con noi. Ed è grazie a lui che io ho intrapreso questo percorso e ora sto in maniera del tutto immeritata prendendo il suo posto, ma per cause di forza maggiore avrei preferito non farlo. Vabbè, immeritato no, anche io avrei preferito ci fosse stato ancora lui, ma insomma il merito c'è tutto, Paolo, dai. Certo, no, E era per tributare a Paolo Benvenuti il merito che ha, insomma. sì, ha fatto bene a ricordarlo, volevo farlo anch'io. E il nostro terzo ospite è Sandro Billi, che fa un po' da contraltare. Qui abbiamo due soloni del vino, Donatella, che ha inventato il turismo del vino, Paolo Corbini, che con Città del Vino ha l'osservatorio sul turismo del vino. Sandro Billi invece fa tutto un altro percorso e lui è un esperto di marketing turistico e fra le altre cose da poco ha fatto un progetto in Brasile in cui ha costruito una specie di piattaforma social dove produttori, albergatori e tanti altri attori di un territorio si ritrovano e dove costruiscono, diciamo, virtualmente il loro territorio facendo quel lavoro così complicato e così difficile, come ci diciamo sempre, di incrociare la domanda con l'offerta in un modo organizzato. Ecco, questo è il nostro parterre, lo dico ai nostri partecipanti, perché vogliamo vedere la cosa dall'interno e anche con un occhio un pochino esterno. Il nostro ragionamento di fondo è quello di capire se tutto il movimento legato all'enogastronomia, in particolare al turismo del vino, possono essere il volano della ripresa. E quando ci siamo sentiti per preparare questo incontro, io dicevo che forse addirittura siamo quasi arrivati oltre, perché quando Donatella, ormai più di 25 anni fa, appunto, ha messo le basi perché si cominciasse a immaginare un turismo legato al vino e quindi una serie di prodotti turistici legati al vino, questo era un mondo lontano, la sua fu una cosa visionaria, perché addirittura il vino e il food
a quei tempi venivano considerati quasi di serie B, cioè era quasi brutto dire che si va a fare del turismo per mangiare e per bere. E invece lei è riuscita a costruire questa impalcatura con la sua sensibilità e quello che una volta era quasi da considerare secondario è diventato delle motivazioni di viaggio più importanti, se non in alcuni casi addirittura la più importante. Io partirei proprio da qui, perché Donatella, ti immaginavi quando ti hai cominciato a pensare perché no il turismo del vino, che dopo tanti anni si arrivasse ad una cosa così strutturata, così forte e così presente nei nostri territori? E soprattutto grazie a te Davide e grazie al Siena Food Lab per questo invito. Allora, bisogna dire questo, che nel 1993, in Europa c'era già la strada del vino dell'Alsazia, che già a quell'epoca aveva 40 anni e funzionava bene, c'era un forte flusso verso Champagne e la Valle del Reno. Non erano aperte al pubblico né le cantine borgognone né quelle di Bordeaux, perché vendevano ai negozianti. Però i numeri che ci arrivavano dalla California, dal Sudafrica, dall'Australia facevano capire che il potenziale c'era, che il business c'era. È chiaro che si parla di numeri piccolini, perché prendiamoci conto, il vino che esce da tutte le cantine del mondo è 130 volte meno come business di quello turistico. Cioè, il turismo è una macchina di altre dimensioni. E quindi Donatella, Donatella, ma si può dire com'è che ti venne in mente Cantine Aperte? Quando vedesti i concessionari negli Stati Uniti di auto? no, Come? In breve, dai, è carina questa. a parte tutto, io Cantine Aperte l'ho creato perché in pratica non c'avevamo un soldo, non c'avevamo un soldo, e dalle indagini che avevamo fatto, che erano state sviluppate dall'Università Bocconi, si vedeva bene che l'unica cosa che funzionava era il passaparola, per cui bisognava fisicamente portarceli in cantina, questi turisti, per poter innescare questa catena umana. E in quel momento in tutta Italia ce n'erano 25 cantine aperte al pubblico. Sembra una roba assurda, ma ce n'erano 25, erano tutte chiuse. Ora lei non lo vuole dire, ma l'idea gli venne in mente dalle porte aperte dei concessionari di auto negli Stati Uniti e disse: ma se lo fanno loro, lo possiamo fare noi con il vino. E così nasce Cantine Aperte. Ed è una storia meravigliosa. Solo una mente creativa come la sua può Copiona. vedere un concessionario di auto e pensare di fare la cantina aperta. Però è così, Donatella è così. Paolo. Paolo, voi avete un osservatorio sul turismo del vino. Sì. Che cosa c'è? Qualche curiosità che ci può dire che di nuovo nel report che state per fare, credo esca Sì, a breve, no? fra un po'. Ma intanto mi faceva piacere ricordare in questo periodo di tempo di cui appunto abbiamo parlato poco fa, con la tella che inventa, se così si può dire, il turismo del vino. Mi piace ricordare le prime bottiglie portate da Bitte di Milano al posto dei Depliant, fu proprio Città del Vino che lo fece. Ormai si parla del 1998, cioè proprio la mia prima Bitte. Io sono entrato in Città del Vino nel 98. E dissi: ma che ci fanno le bottiglie di vino? Si va a parlare di turismo. Io capii che invece era quello lo strumento migliore per promuovere i territori. Avevamo a quel tempo un padiglione enorme, poi le cose sono cambiate, ma sono cambiate in positivo grazie anche a questa azione. E dopo, successivamente, non c'era padiglione regionale o locale che non avesse anche lo chef, la cantina di rappresentanza, l'enoteca e così via. Quindi il segmento lanciato più o meno in quel periodo là. Però appunto hai ragione te, non era così scontato allora, tant'è che noi veniamo dalla storia del
delle vittime del scandalo del vino al metanolo, quando ci fu la reazione da parte dei sindaci che nell'87, appunto, dopo un anno, dopo l'inverno trascorso a leccarsi le ferite, decisero di ribadire il concetto che il vino è prodotto della terra, non ci possono essere altre soluzioni. E da lì, appunto, la storia delle città del vino, ma anche di questa nuova concezione del rapporto tra vino e territorio, che oggi la diamo appunto per scontata, ma che non è stato così facile. Abbiamo questo laboratorio di cui tu giustamente parlavi, redatto da Giuseppe Festa dell'Università di Salerno. Per lunghi anni è stato redatto dal Censi Servizi, ricordo, mi fa piacere ricordare la figura di Fabio Taiti a questo proposito. E che cosa è successo? Quest'anno chiaramente andare a cercare i numeri era impossibile, perché impossibile. Dopo la pandemia, dopo disastroso, andare a dire che c'erano un po' di turisti a giro e dire quanti era veramente, sarebbe stato del tutto inutile. E allora abbiamo cercato di fare un ragionamento diverso, abbiamo detto, invece di andare a cercare i numeri appunto che non ci sono, cerchiamo di capire quali possono essere le prospettive, soprattutto che cosa i territori si aspettano, quindi meglio pensare al come, al perché riuscire a fare determinate cose in questo settore che non appunto dare dei numeri. E l'obiettivo è tornare ai vecchi numeri, tornare a quei circa 2,7 miliardi di fatturato all'anno del movimento in generale e dei cosiddetti 15 milioni di escursionisti. Chiaramente quando parliamo di turismo del vino non possiamo fare riferimento ai dati statistici ufficiali, perché ci sono persone che magari soltanto in una giornata fanno turismo del vino. Quindi abbiamo fatto questo conteggio tenendo conto a suo tempo, quindi nel 2019, di quelle che erano un po' i dati che le aziende che facevano accoglienza fornivano. Quindi siamo andati alla ricerca appunto delle motivazioni per riprendere il cammino sostanzialmente. E più o meno stanno emergendo cose che in parte ci potevamo anche aspettare, e cioè che manca una regia, manca un'organizzazione, manca quella che spesso e volentieri abbiamo definito appunto la regia del turismo del vino. Quindi quello che i nostri interlocutori, abbiamo intervistato 100 personaggi del mondo del vino, intesi non solo come produttori ma anche operatori di marketing, comunicatori e così via, quindi la necessità di un piano di promozione del turismo del vino che sia coerente, che sia condiviso, che veda le varie componenti che si mettono insieme e che lo mettono in pratica. E poi il tema dell'accessibilità ai territori, che non è solo l'accessibilità legata alla strada, che peraltro è importante, o alla l'integrazione dei servizi che possono essere attivati per raggiungere un determinato territorio, l'accessibilità di internet, che è fondamentale ormai. Pensare di poter fare promozione di un territorio, di dire venite da me perché c'è il vino buono, perché il paesaggio è bello, senza avere una rete efficiente è l'aspetto da risolvere. Tant'è che io mi sto trovando adesso a Castelvetro di Modena, che è un piccolo borgo nelle colline del Lambrusco e Grasparossa, peraltro un borgo molto, ma molto, ma molto carino da vedere, che ha problemi di connessione. Quindi ci stiamo già rigirando all'interno del tema. Cioè, è difficile riuscire a promuovere un territorio o le sue aziende se non c'è la possibilità di stare in rete in maniera adeguata. Quindi abbiamo detto anche a livello di associazione, forti investimenti in futuro, tema della accessibilità dal punto di vista internet. E poi vabbè, anche Maremma, Paolo. Sicuramente lo sviluppo. Ma guarda, purtroppo è diffuso questo problema. Questo è un problema diffuso che francamente diventa quasi fastidioso ripeterlo tutte le volte. Mi auguro che questi soldini che dovrebbero arrivare dall'Europa servano anche a questo, non solo a questo ovviamente, ma anche a questo. E poi l'altro aspetto che viene sottolineato adesso è il fatto di essere più disposti a stare fuori, quindi meno visite in cantina ma più visite in vigna, e quindi anche questo sarà un'evoluzione che sicuramente servirà anche ai produttori, a chi fa accoglienza, ad organizzare in maniera nuova e diversa il proprio rapporto con il turista che arriva a visitare le aziende. Questo è l'aspetto sostanziale. Quindi il punto di debolezza è sostanzialmente questo,
questo tema della rete, fare rete in tutti i modi, in tutti i sensi, appunto sia con internet ma anche attraverso chi poi deve decidere. E chiaramente il punto di forza è la nostra qualità oggettiva, cioè senti, l'Italia Paolo. Piaccia a noi, uno dei paesi più belli, insomma, e più buoni. Paolo, io partirei proprio dalla rete, perché vorrei andare a sentire Sandro Villi. Sandro ha fatto vari progetti in varie parti del mondo, e una delle più recenti appunto è questa specie di piattaforma social, che lui poi magari ce la spiega meglio, che serve proprio a fare rete, no? Cioè, consente agli attori del territorio di fare rete al di là di una vera e propria regia, cioè gli consente di potersi proporre le loro cose in modo da essere visibili dall'esterno senza tutta la complessità di avere, diciamo, un gestore unico che fa tutto. Sandro, mi sono spiegato bene? Sì. Beh, sì, ti sei spiegato bene, saluto i colleghi, saluto la Donatella Cinelli Colombini, saluto Paolo. Allora, il nostro ragionamento derivava da diversi punti di partenza. Il primo, che il nostro è un turismo fatto di microimprese che unitariamente hanno difficoltà a essere sul mercato, c'è poco da fare, ormai è un mercato che cambia velocemente, un mercato che ha dall'altra parte grossi soggetti anche potenti, quindi non ti puoi presentare come microimpresa, ma deve presentarti come un'unica impresa grande, fatta magari da tante microimprese, ma da un'unica impresa grande. La seconda valutazione derivava dal fatto che però queste microimprese devono restare autonome, devono poter dire la loro, perché nella loro creatività e nella loro capacità di fare prodotto e di inventarsi posizionamenti e comunicazione, devono mantenere la loro autonomia. Quindi su tutto questo noi si era ipotizzato una piattaforma dove le imprese potessero parlare autonomamente, benché fossero insieme, però la presenza sul mercato era unica, perché il brand era unico, però lì dentro poi trovavi i vini, l'offerta turistica, l'offerta gastronomica, con la possibilità di comprare anche, perché la promozione, quella che viene fatta a livello territoriale, molte volte c'è il problema che non si lega, cioè marketing fino a un certo punto, perché il marketing vero è quello che ti porta a comprare, c'è poco da fare, e questa piattaforma ha la pretesa di mantenere un'autonomia anche su questo, nel senso che chi ha la sua possibilità di vendere il suo carrello, lavora col suo carrello, dentro si mettono anche dei prodotti che possono essere l'insieme dei vari soggetti, tipo pacchetti e roba simile, che vende la piattaforma stessa, che è anche tour operator. Si mettono dentro i prodotti del tour operator, perché a mio avviso il tour operator americano che vende il prodotto Italia, prodotto Siena, prodotto Maremma, quello che vuoi, su una piattaforma simile deve esserci, perché la nostra obiettivo è quello di far venire la gente sul territorio. Che venga intermediato da noi, meglio, 10, se viene intermediato da un altro, bene lo stesso, 8,5, 9, dai. E quindi noi abbiamo ideato questa piattaforma, che dà anche la possibilità di interagire fra gli operatori, quindi se c'è un progetto gli operatori possono parlare fra loro, se c'è un'idea... Poi, Sandro, perdonami se mi interrompo, vai. Quando me lo raccontavi mi piaceva il tuo ragionamento che ognuno resta padrone dei suoi prodotti e resta padrone delle regole, cioè non è che c'è un'entità superiore che decide che domani si fa in un'altra maniera o che senza che si possa vedere promuove Caio piuttosto che Sempronio, è totalmente orizzontale. La nostra idea è questa, totalmente orizzontale, ma anche la possibilità di parlarsi fra sé, non dico per darsi delle regole, ma magari per sostenersi uno con l'altro, per fare quello che volgarmente si chiama co-marketing o un prodotto congiunto, ma ancora di più questa piattaforma l'abbiamo pensata anche per interagire con il turista, cioè il turista sul territorio, che sia con la piattaforma, quello sia, ha un'interazione continua, cioè domani sera a qualcuno gli viene in mente di fare la serata di assaggi, lo mette sulla piattaforma, da oggi a domani è possibile parlare con chi è sul territorio. E anche i turisti fra di loro, cioè i due turisti che si trovano in qualche modo affini,
qualche maniera, perché vengono tutte e due dallo stesso posto, perché fanno tutte e due lo stesso lavoro, perché si sono conosciuti in una cantina e vogliono continuare a parlarsi, attraverso questa piattaforma hanno il modo di rimanere in contatto. Quindi è una piattaforma assolutamente, io la definisco prima di tutto inclusiva, no? Che mette tutto dentro, cerca di mettere tutto dentro, ma che non limita dicendo tessite no, e no. Certo, c'ha dei pericoli perché può darsi che qualcuno la sappia usare peggio, però con un minimo di controllo di formazione può funzionare. E poi a quel punto sei sul mercato tutto insieme. Cioè, c'è un brand, c'è diverse maniere per navigare, per trovarti, per vino, per territorio, per cantina, per etichetta, per quello che vuoi. Quindi è questo lo spirito di questa piattaforma. Donatella, per caso hai con te il libro tuo che hai presentato di recente? Ce lo fai vedere? La prendo, sì. Ecco, perché Donatella ha da poco presentato un libro sul turismo del vino, che se ce lo fa vedere magari e ce lo racconta, è un po' un condensato di questa sua esperienza che parte da lontano. Eccolo qua. L'hai presentato di recente a Roma, in pompa magna, ho visto tutte. Sì. Sei stata al Quirinale, dove sei stata? No, al Senato. Al Senato sei stata. È a due mani, vedete? Ci sono due autori, insieme a me c'è il senatore Dario Stefano che ha fatto la prima parte del libro, quella istituzionale con le normative, col processo proprio legislativo che regola il turismo del vino. Io invece ho fatto la manovalanza, quella proprio da... Come dire, come si fa a vendersi sul mercato turistico, come si fa a cogliere il turismo, come si fa a trasformare una qualunque cantina in una destination. E ha ragione il Sandro? dice, Sandro quando dice che bisogna fare rete, chi è da solo nel turismo è invisibile, invisibile, troppo grande. Ed è bello questo, no? Perché alla fine diventa la motivazione di viaggio, è un bene che possiamo costruire insieme, no? Non è come acquistare, se vuoi, una bottiglia di vino, no? Che se la compro da te magari non la compro dall'altro. Qui invece insieme aumentiamo le motivazioni di viaggio. Questo è evidente perché un territorio forte ha anche offerte multiple, anche perché non puoi visitare una cantina dietro l'altra, hai bisogno anche di andare a fare il trekking, poi di andare alle terme, poi di andare a pranzo, poi di andare al museo, cioè ci vuole un insieme di suggestioni e soprattutto ci vuole un territorio bello. Ecco, Donatella, torno a quella premessa che ho fatto, perché si diceva parlando fra noi prima di iniziare, no? Che forse più che locomotiva della ripresa del turismo, diventa, il wine and food diventa, il turismo del vino diventa quasi una chiave di lettura per fare marketing territoriale, perché poi alla fine, se si guarda anche la tua di esperienza, io penso a Trequanda, non penso a Montalcino. Forse voi non lo sapete nemmeno, ma Donatella, oltre a fare Brunello, ha uno degli agriturismi più famosi d'Italia a Trequanda, la fattoria del Colle. Non fare così, spesso sei in cima alle guide, lo sai benissimo. E dove si è inventata una destinazione turistica che non esisteva. E la si è inventata perché ovviamente il posto lo merita. Siamo in Val d'Orcia, ai confini fra le crepe della Val d'Orcia, un posto meraviglioso. Ma era un posto che prima di lei non era un luogo dove si andava in vacanza. E lei è riuscita a costruirlo. Quindi il produttore di vino che si mette a fare anche accoglienza e turismo crea un valore che resta sul territorio, cioè di tutti. Diventa un valore per quella comunità, per quel territorio lì, Donatella. Giusto? Questo è verissimo, però ribadisco, quando io dico che l'enogastronomia può fare da locomotore della ripartenza turistica, lo dico perché secondo me ora, per quanto riguarda i turisti stranieri, vanno presi per la gola, proprio letteralmente vanno presi per la gola, perché persone che hanno subito il lockdown, che hanno avuto mesi di
isolamento in casa. Alcuni di loro hanno avuto il Covid, quegli altri sono stati in quarantena. Offrirgli delle opportunità golose, distensive, amichevoli, in contesti naturali molto belli, perché quelli toscani sono contesti naturali di una grande armonia, di una grande anche salvaguardia ambientale, perché sono bio, perché non sono cementificati, per tutta una serie di motivi. Secondo me è un'attrattiva da giocarsi meglio. E ha ragione Corbini quando dice che la percezione dell'accessibilità diventa determinante, cioè la rete e la connettività sono strategiche perché il turismo viaggia online. Sandro prima faceva l'esempio di questa rete virtuale. Che cos'è questo? È un modo di vivere il turismo, un follow up in misura gigante, ma anche un modo di gestire l'offerta in modo che da qualunque punto entri in quel territorio vedi le altre opportunità di consumo o di soggiorno. Quindi il meccanismo si basa soprattutto su una rete funzionante e quando io vado a vedere italia.it, andate anche voi a vederla e guardate com'è l'enogastronomia nel nostro portale ufficiale dell'offerta italiana. Vi rendete conto che è urgentissimo, urgentissimo partire da lì, cioè creare un'offerta online che sia di promo commercializzazione, di dialogo inclusiva, ma deve esserci, è la prima tappa e in quel modo. Chi lo dovrebbe fare, Donatella? Io credo, visto che sono pagati dallo Stato, l'ENIT, penso di sì. Ecco. Io credo che, ti perdonerete tu, voi ospiti, ma io credo che questa conoscenza sia diffusa negli operatori turistici e nei produttori di vino, in chi fa anche un po' di giornalismo come noi, ma che a massimi livelli ancora non sia così condivisa questa conoscenza e nemmeno così percepita, perché vedo molto più capacità di creare dal basso che creare dei grandi prodotti turistici dall'alto. Io questo almeno è la mia impressione. Donatella, no? Microfono. Dobbiamo dire che il nostro ministro dell'agricoltura, Patuanelli, è ingegnere, è un ingegnere civile, però ha fatto ingegneria e viene da un'esperienza anche ministeriale nel settore infrastrutturale. Lui si doveva occupare proprio di innovazione, quindi gliel'abbiamo proprio detto, noi speriamo in lei, speriamo nella sua competenza tecnica per fare un salto in avanti. Il Garavaglia è un economista, viene dalla Bocconi e secondo me ha un taglio più economico. L'ha detto subito, dice, io mi sono trovato con il Nicaragua, dei posti di questo genere che hanno il piano di turismo enogastronomico, l'Italia non ce l'ha. Dice, io fatto da questa situazione. Ecco. Per cui la consapevolezza secondo me c'è. Ora bisogna vedere quanto è la velocità di reazione, perché la paura mia è che i francesi, gli spagnoli, i tedeschi hanno veramente uno scatto più veloce. Ecco Paolo, tu sei il direttore dell'Associazione Città del Vino e la tua è già una rete, nasce come rete, no? Chi ha inventato l'Associazione Città del Vino lo ha fatto per mettere in rete i comuni dove c'è una vocazione particolare per il vino. Secondo dal tuo di osservatorio, questa regia, questo che lo citavi prima, questo lavoro di tessitura, lo deve fare il governo, deve fare qualcuno in cima, oppure bisognerebbe che ci fosse un network di network che riuscisse in qualche modo a lavorare e poi a proporre qualcosa a chi sta in alto, chi sta proprio qui, al governo. Guarda, purtroppo la politica negli anni
ha spesso deluso. E parlo di politica, parlo in senso ovviamente ampio, non mi riferisco a nessuno in particolar modo, ma perché se siamo qui a discutere di questo, evidentemente perché non si è fatto qualcosa prima, altrimenti non stavamo qui a dirci questo. Io credo che ci dovrebbe essere da parte della politica l'umiltà, questa è una parola che purtroppo non va molto di moda, di ascoltare. I territori, attraverso le loro espressioni, sono nelle condizioni di poter dare le indicazioni giuste, perché chi sta sul territorio sa quello di cui ha bisogno. I sindaci sono i primi comunicatori di queste esigenze e lo vediamo nella nostra esperienza quotidiana, i contatti che abbiamo con molti amministratori locali che intuiscono come sia necessario porsi proprio in questi termini rispetto alla politica e poi però si trovano nelle condizioni di non dico che hanno un muro davanti, ma insomma è difficile delle volte riuscire a scalare la stessa legge sul turismo di per essere realizzati ce n'è voluto non solo, ma addirittura proprio la legge sul turismo del vino c'è stato il Ministero delle Politiche delle Finanze che non voleva alcune norme all'interno della legge perché pensava fossero penalizzanti dal punto di vista fiscale. Toccò andare a Roma a spiegarli insieme agli amici delle politiche agricole, che era il contrario, cioè se si faceva pagare le degustazioni in cantina, si dava invece un'ulteriore spinta, diciamo, al consumo del vino, al consumo consapevole, alla spiegazione del vino e si dava ai produttori anche un'ulteriore possibilità di reddito. Cioè, delle volte delle soluzioni che a noi comuni mortali sembrano semplici, quando devono attraversare il Tevere e andare verso Montecitorio o verso Palazzo Madama si complicano e questo credo che l'esperienza condotta a Donatella anche con il senatore Stefano, che mi piace ricordare anche a me che insomma conosce bene la realtà di città del con cui abbiamo avuto modo di collaborare spesso, ecco, mi auguro che questo segnale serva, questo libro, al di là degli aspetti tecnici, serva anche per la politica, è un abbecedario, se così si può dire, anche per chi amministra dal punto di vista generale. Il territorio è quello che fa la storia, per cui secondo me dovrebbe esserci appunto l'umiltà di ascoltare di più la base e costruire insieme alla base una strategia. Oggi abbiamo le regioni, il ministro del turismo esiste, ma sappiamo benissimo che le deleghe sul turismo sono regionali e c'è una difficoltà enorme a mettere insieme i vari dicasteri regionali, a farli funzionare in una direzione che sia quella buona per tutti e non che uno va ad una velocità, all'altro ad un'altra velocità, leggi sul turismo del vino locali che vengono realizzate, altre non ce l'hanno, si parla, cioè di confusione siamo molto bravi a crearla, ecco, e questa è l'unica vera mancanza che c'è la incapacità di coordinarsi, pensando che il proprio orticello sia più verde di quello degli altri, invece potenzialmente possono essere tutti altrettanto verdi, altrettanto produttivi, altrettanto belli. Questo è un po' il tema di fondo, il problema generale. Speriamo piano piano di riuscire a inculcare anche in chi governa questo necessario cambio di passo. Sandro, Paolo ha focalizzato due punti, no? Da una parte questa scarsa capacità d'ascolto dei territori, che poi ha detto meglio quello che volevo dire io, cioè che alla fine la conoscenza sta nei territori, non sta nei vertici che del governo, perché poi alla fine se andiamo a vedere i prodotti che vengono messi fuori appunto dai siti istituzionali sono terribilmente scolastici tante Poi su volte. questo ti voglio fare un esempio. Dopo. E dall'altra parte ha detto l'altra cosa, appunto, che la politica dell'orticello, no? Da una parte c'è i massimi sistemi che non hanno la conoscenza, dall'altra ci sono i piccoli che sono sul campo, che lavorano sul territorio, che però invece di viversi insieme e far rete, appunto, di solito si guardano un po' in cagnesco. Voi come l'avete superato questo tipo di problema? Allora, dai, i concetti sono molto complessi, eh? Sono molto più complessi di quello, cioè, noi lo sappiamo, ma di quello che possa sembrare fuori, perché a un certo punto il turismo
In realtà non è nemmeno un settore, perché il turismo, anche se vedi nella definizione, è l'attività di gente che viaggia. Quindi è l'uomo al centro. E l'uomo cambia, l'uomo è diverso, cambia dall'oggi al domani, cambiano le mode, i famosi stili di vita che vanno sempre più velocemente, anche grazie a internet. E il Donatella, turismo ti interrompo, perché Donatella ha dato una definizione meravigliosa. Il turista è un amante infedele. c'ha ragione, anche perché bene o male non è più la villeggiatura di una volta dove si andava anno dopo anno nel solito posto per 4 mesi, ma ci si muove molto di più, ci sa la maniera di muoversi molte più volte, molto più spesso, con mille motivazioni. Cioè anche venendo allo specifico del turismo del vino, al di là del vino, poi attualmente se vedi ci sono ormai molte offerte, collegamento fra vino e automobili, la ginnastica nella vigna, le trekking e vino, sono Sì, ma come collegamenti. io ti dicevo, come convinci gli operatori locali a fare rete? Come si fa a convincere, Allora, prima di tutto per esempio, dicendo che la produttori di rete. vino? Donatella non te lo dice, ma te lo dico io, produttore di vino, il vino più buono, ognuno fa il vino migliore di tutti. E si fanno tanti sorrisi, poi però si guardano la coda dell'occhio e cercano ognuno di fare per conto suo. Come li metti insieme? Anche nel turismo ognuno è più bravo degli altri, perché quello accanto c'è sicuramente l'albergo più brutto del mio, il mio è molto meglio. Li metti insieme su un progetto, nel senso deve essere uno o due progetti sui quali andare insieme condivisi di partenza, poi l'allarghi, ma devi partire su un progetto. Per esempio, noi abbiamo sempre trovato che la faccenda della qualità forse un punto che metteva in crisi l'aggregazione. Proprio io c'ho una qualità, non mi metto insieme con lui perché non possiamo stare insieme sul mercato. Bene, come lo risolvi? Lo risolvi facendo un programma di miglioramento della qualità. No, che vuol dire mettersi insieme, parlarsi, dove sono i problemi, come li avete risolti voi, come li abbiamo risolti noi. La seconda è che questa rete, gli operatori devono sentire questa rete loro. Perché una rete che cade dall'alto non ha mai funzionato. Io non, ne ho viste, sono stato autore di diversi atti di lapidamento di risorse pubbliche, perché cioè, bene o male ci sono state. Non so se andrò all'inferno per quello o se sarò ritenuto non colpevole, però ci sono, perché quando la rete cade dall'alto, un qualcosa che cade dall'alto, che non è sentito proprio dalle imprese, dai soggetti del territorio, c'è poco da fare, non funziona, si rientra nel giro politico. E quanto al pubblico e al turismo, alla politica e al turismo, io la vedo sempre molto difficile. Lì ci può essere una promozione, ma con tagli molto, molto fatti molto con l'accetta, perché tutte quelle che sono le sfumature del turismo, perché come diceva giustamente Donatella, la cantina può essere il posto dove vai e parti per andare lì, ma può essere il posto dove stai a Firenze e vai alla cantina. Quindi c'è una specie di imbuto dove è il posto principale o il posto che è piacevole ma non è il principale. No, il turismo c'è anche questo aspetto qua. Però secondo me, giustamente, l'enogastronomia è sicuramente un volano della ripresa perché negli stili di vita assume un valore sempre più alto. Quindi rigiriamo la faccenda, non è più si viene a Firenze ma si va a visitare la cantina, ma si va a visitare la fattoria, cosa vuoi, ma se vai in fattoria e si viene una volta a Firenze, rigiriamo la faccenda. E secondo me, io vedo molto la vendita del prodotto enogastronomico all'interno di una filiera che non si chiama turismo, ma si chiama enogastronomia, perché gli amanti del vino, chi viene in fattoria è un amante del vino, e l'amante del vino lo trovo nei siti specializzati, nei gruppi specializzati sui social, nelle enoteche, nei ristoranti. Quindi è lì che devo andare a vendere e a intercettarlo. Quando faccio, ci sono, no, le serate promozionali di vino nei ristoranti, nelle enoteche. Partiamo con un tablet dove dentro c'è la possibilità di prenotare e approfittiamo di questi che bevono questo vino, che stanno nell'atmosfera italiana, toscana, e hanno voglia di viaggiare, e diamogli la possibilità di comprare quando loro hanno la voglia di viaggiare, perché il grosso vantaggio che ci dà internet è questo: hai voglia di viaggiare ora? Vieni
Bene, prendo questo e compro e vado quando potrò andare. E questo noi dobbiamo mettere in pratica. Centrate sul prodotto, non ti parlo di Toscana, ma Toscana è il valore aggiunto all'enogastronomia. No, non dico, il messaggio non è vieni in Toscana che fai anche enogastronomia, no. Cerca l'enogastronomia e vieni in Toscana che è dove è la meglio. Chiaro che se poi vai a livello nazionale ci sarà chi dice Campania, Toscania e roba simile e quindi lì vai un minutino a scontrarti sui problemi. Che dici, una comunicazione tutta di prodotto? Comunicazione prodotto. Secondo me attualmente la comunicazione prodotto, d'altronde non so se avete visto lo spot dell'Emilia Romagna che poteva essere più coraggioso, però parte dal dire da noi si mangia e si beve bene, ma ci abbiamo anche questo, ma ci abbiamo anche quest'altro. Poteva essere più coraggioso, secondo me, perché è stato un minutino. Però parte da lì. Questi spot, state attenti, questi spot che stanno uscendo ora sono tutti molto interessanti per il nuovo turismo, centrato sulle persone, poi magari c'è da discutere se il target è giusto o non è giusto, ma c'è un grosso, si sta percependo un grosso cambiamento che già era in moto prima, perché poi quando ci sono le crisi i cambiamenti vanno avanti. Però si sente che sta cambiando la persona al centro e le mille sfumature che ci possono essere, le mille cose da fare sui territori. Però Questo vanno poi presi per la gola, come dice Donatella, si parte da lì. su quello sì, sicuramente. Sul resto lo prendiamo anche per la gola, perché vieni a fare bicicletta, ma poi mangi bene e bevi bene. Però c'è anche tutta una fascia che può essere presa direttamente per la gola. Sono Donatella, perfettamente d'accordo. allora, perché sia la locomotiva della ripresa l'enoturismo? Che cosa deve fare? Come si fa a prendere questi turisti per la gola? Cosa ci serve? Allora, secondo me bisogna organizzarsi un po' meglio a livello territoriale, aiutando le strade del vino a crearsi una nuova generazione, magari usando degli edifici storici in dei borghi, quei borghi dimenticati che ama tantissimo il ministro Franceschini, che vengono rivitalizzati da un centro dove c'è una sala da degustazione, una cucina didattica, un orto, delle sale espositive e un centro di promozione turistica che aggreghi il network territoriale. Poi ci vuole chi lo vende questo prodotto e chi fa, diciamo così, marketing. E questo bisogna che avvenga, cioè uno spazio nelle fiere, uno spazio in internet, come hanno i francesi. Francesi ce l'hanno già, un sito che vende i territori del vino e le esperienze enogastronomiche. Poi bisogna che ci sia un osservatorio, perché quello che bisogna impedire anche tenendo presente che il turista oggi non è più quello di 2 anni fa. Ma come è Pensa. cambiato? Che cos'ha di diverso questo turista? Come diceva anche Sandro, il turista sta cambiando. In che cosa è diverso? Non vuole più la promiscuità, vuole spazi non vuole stare in mezzo alla massa, no? Cosa vuole fare? Io mi parlo del turista del vino, che parliamo di quello, eh? Sì. Andiamo al beef. Dicono gli americani. Allora, compra meno bottiglie, ma vuole più esperienze, ma compra più esperienze. Perché? Perché è un turista che ha bisogno di arricchirsi delle esperienze partecipate, quindi toccare, annusare, fare con le mani, ma ha bisogno di partecipare a qualcosa. E poi è un turista che è meno turista del vino, più turista, diciamo, Del territorio? No. sì, più diciamo una persona con bisogni vaghi, ma bisogno di evasione, quindi non è fortemente orientato sul vino. Ci sono molte più donne che in passato, quello era evidente già in California e in Spagna, adesso è evidente anche da noi. È un turista che usa
telefonino o il navigatore della macchina per scegliere e prenota all'ultimo momento, più della metà prenota sul luogo di visita e c'è una percentuale crescente che prenota nelle ultime 24 ore o disdice all'ultimo momento. Quindi è un last minute. Poi una persona che ha un bisogno molto forte di natura, di naturalezza, di tradizione, di autenticità, per cui tutte quelle cantine che hanno cominciato a chiamare gli arredatori per attrezzare le sale da degustazione e punti vendita hanno fatto male perché hanno creato dei non luoghi del vino. Hanno fatto gli Ora, showroom invece della cosa autentica. È molto meglio avere dei luoghi del vino, quindi con materiali del luogo fatti dagli artigiani del luogo, con lo stile del luogo e magari anche con qualche oggetto della nonna o del nonno. Ecco. Nel cibo si vede ancora di più questa aspirazione, perché se Speriamo, Donatella, speriamo. Io sono nel anti-MasterChef. vino l'aspirazione al naturale si è visto soprattutto con la richiesta di bio, biodinamico, per poi scoprire in Champagne che la cosa più inquinante è l'imballaggio e il trasporto. Ecco, per cui bisogna invece lavorare sugli imballaggi e i trasporti, perché il vetro, Il anche vetro, la bottiglia di vetro deve essere di vetro sottile se si vuole fare una sottile. cosa sostenibile. C'è una battaglia in corso, lo dico a chi ci ascolta, di alcuni colleghi molto noti che si battono perché le aziende usino la bottiglia di vetro spessa quanto è necessario, non di più. Non è un modo per indicare il valore del vino, lo spessore del vetro. E tutte queste cose invece nel cibo si vedono ancora di più, perché anche nello studio presentato qualche giorno fa dalla Roberta Garibaldi si vedeva che l'aspirazione dei viaggiatori non è per i ristoranti stellati, ma è proprio per il cibo della nonna fatto nell'orto con le piante del luogo e le ricette fatte a mano. Cioè la cosa vera, naturale, locale a chilometro zero. C'è un interesse antropologico, poi di solito questo tipo di turismo, correggimi se sbaglio, è un turismo molto attento all'ambiente, alla sostenibilità, a questi valori, a questa qualità della vita, nel quale il vino è stato un prodotto antesignano, se vogliamo, rispetto a tutti gli altri. Il turista attuale vuol diventare un residente temporaneo. C'è un interesse antropologico, diremmo, no? Sì, ma vuole diventare un residente temporaneo, quindi vuole entrare nel contesto della comunità locale e chi a questa comunità contribuisce significativamente e si vede veramente che contribuisce, viene premiato. Riceve un maggiore attenzione, un maggiore coinvolgimento, quindi non è più l'epoca, secondo me, dell'ostentazione, del super lusso, ma è l'epoca in cui c'è un grosso bisogno di valori. Ok, allora Paolo, cosa ci serve per diventare locomotiva della ripresa? Sei d'accordo con Donatella nella lettura che dà Donatella? Ma di Sì, assolutamente, ma dico anche di più, cioè che diceva appunto Paolo Benvenuti, il vecchio direttore dell'associazione, che il vino è un prodotto onesto della terra. La parola onestà, secondo me, è fondamentale, perché bisogna essere onesti, cioè dare quello che abbiamo e darlo nel miglior modo possibile. Ogni territorio si deve caratterizzare per questo, non si deve inventare nulla, c'è già tutto, la narrazione, la Come storia, si i diceva una personaggi. volta, una tradizione è un'innovazione venuta bene, perché una volta è stata innovazione e si è Esatto. sedimentata nel tempo diventando tradizione. L'altro, la Paolo. parola tradizione è una sorta di forza, perché la tradizione di fatto non esiste, paradossalmente, l'hai detto te, perché
se io da domani inizio a mangiare carciofi perché mi piacciono, dico che è tradizione che io mangi carciofi. Quindi è tutto molto in evoluzione da questo punto di vista. Però l'importante è che ci sia l'onestà, che ci sia cioè il racconto onesto della propria identità. Questo secondo me è apprezzato da chi viaggia. E sono Paolo. d'accordo con Donatella quando dice che ci vuole questa maggiore, infatti, racconto della verità. Paolo, a proposito di questo interesse antropologico a diventare residenti temporanei, voi state facendo un lavoro sulla vendemmia, perché oggi portare il turista a vendemmiare ci sta di essere inquisiti per sfruttamento del lavoro, giusto? È Esatto, successo anche a qualcuno esatto. in Toscana che mi faceva vendemmiare i familiari, i parenti, e gli hanno fatto un verbale. Esatto, è il tema di cui dicevo prima, cioè di come dal basso spesso e volentieri possano trovare delle soluzioni interessanti. Il comune di Alba, che è tra l'altro una città famosissima in Piemonte proprio per i suoi vini, ha Anche per i trovato un tartufi, eh? accordo per i tartufi giustamente, anzi soprattutto forse per i tartufi rispetto diciamo alla vastità che poi il Nebbiolo e le Langhe Roero esprimono. Dicevo, ha trovato un accordo con l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e hanno siglato un protocollo, si sono messi d'accordo insieme ovviamente anche alle organizzazioni dei produttori e hanno stilato un regolamento all'interno del quale è possibile che il turista in determinate condizioni, a determinati orari, possa andare in vigna, fare la sua esperienza di vendemmia e divertirsi naturalmente senza controllo dell'autorità preposta a poterlo fare e tagli il reddito dell'azienda o delle multe salate. Perché questo? Perché è vero, cioè, che la vendemmia fino a qualche anno fa era considerata un'attività che potevi appunto fare con i parenti e gli amici. Ora questo non è più possibile, mille problemi legati alla sicurezza, agli infortuni. Ora poi c'è anche il discorso Covid, ma si possono trovare degli accordi che facilitano questo tipo di esperienza senza appunto mettere nelle condizioni le aziende di dover rischiare. Sta per uscire su questo fronte, questa cosa è stata adottata in provincia di Asti, in provincia di Alessandria, in provincia di Cuneo. Adesso la regione Veneto sta interessandosi per una proposta di legge di questo tipo, ne stanno discutendo anche in Toscana, in Abruzzo. Insomma, è un modo per capire come si possa trovare la soluzione più idonea per fare in modo che l'esperienza che si realizza visitando appunto un'azienda, una cantina, ma soprattutto andando per le vigne, costituisca un piacere e non ovviamente un problema. E questa è una delle tante iniziative che molti sindaci intraprendono e che dal basso possono generare buone pratiche virtuose e noi cerchiamo di rilanciare la rete anche presso gli altri comuni. Bene, allora stiamo andando verso la fine del nostro appuntamento perché siamo vicini all'ora che ci eravamo dati come limite. Io direi di chiudere, cioè di fare l'ultima domanda a Sandro e poi far chiudere a Donatella. Donatella, cominci a pensarci. Ci devi finire con il tuo sogno nel cassetto. Ci devi dire, pensaci e ci dici cosa vorresti domani che il governo facesse o qualcun altro facesse per il turismo del vino perché diventi la locomotiva della ripresa. Sandro, Donatella diceva, Dimmi, Donatella ha detto dimmi. una serie di cose prima e mentre diceva la volevo quasi interrompere perché mi sembrava che la tua piattaforma assomigliasse un po' a quello che diceva lei, no? Perché bisogna fare rete, il turista deve trovare l'offerta sul posto, compra all'ultimo momento, è quasi un last minute. Allora, se io ho questa infrastruttura digitale che mi consente di vedere tutto ciò che ho intorno, con quello io scelgo facilmente. È un po' quello il senso della vostra operazione? Allora sì, certo, noi vogliamo fare una cosa che sia territoriale, che sia appunto inclusiva, che dia la libertà, ma dall'altra parte sia anche una macchina da guerra, nel senso che poi se devo fare la pubblicità, se devo fare la comunicazione, se devo fare social e roba simile, lo fa unitariamente perché una singola impresa non riesce a spendere 3-4 mila euro l'anno di social. Tutte le imprese insieme ne possono spendere anche 20-25 mila e sono molto più visibili e hanno un risultato molto maggiore.
Quindi in questo senso, da una parte abbastanza autonomi, chiaramente con un concetto di lavorare insieme, ma non di avere regole, dall'altra una bella presenza sul mercato, quindi azioni di Sandro, ti marketing, di interrompo, comunicazione. Dimmi. questo più o meno l'abbiamo capito. Donatella diceva anche che il turista è cambiato, appunto, dando queste caratteristiche. Anche se dicevi prima che è cambiato. Dal tuo osservatorio, in cosa è cambiato e sta cambiando? Allora, dal mio osservatorio, dal mio punto di vista, cambia perché cambia velocemente la testa dei turisti. Cosa sia successo dopo il Covid ancora non lo sappiamo, però delle tendenze secondo me già si intravedono, che sono delle tendenze verso un qualcosa di più calmo, un qualcosa di più lungo, un qualcosa di più tranquillo. E per questo il valore aggiunto dei nostri territori c'è. Quello che diceva Donatella del residente temporale, io vorrei andare un Temporaneo. pochino temporaneo, vorrei andare un pochino oltre. Io lo chiamerei residente, dobbiamo arrivare a fare un residente affettivo, perché lui resta attaccato alla destinazione, resta interessato, l'ama, gli vuol bene e si interessa. È chiaro che poi alla fine continua a comprare, perché forse è quello, ma non è solo quello il nostro interesse. Sì, è il comprare, ma anche a diffondere un sapere, una cultura, un'etica, dei valori, no? Io credo che vendere i nostri prodotti possa anche essere vendere dei valori. Volevo fare dire un altro aneddoto di una cosa che è legata al turismo del vino. Io non mi ricordo quanti anni fa, Super Bowl, che tutti conosciamo, la finale del football americano, che è seguita da tutta America, la migliore pubblica. Super Bowl a Miami. Bene, Super Bowl a Miami, la pubblicità è: venite a Napa Valley a vedere il Super Bowl in un enorme schermo con un bicchiere in mano del nostro vino. Io l'ho trovata geniale questa cosa qui. L'ho trovata geniale. Quindi la mia spinta agli operatori, se sono presente, è di sfruttare i prossimi europei di calcio, perché è un'ottima motivazione per andare nelle nostre cantine, nei nostri agriturismi a bere. Ma vedete come il valore del territorio per fare una cosa che è dall'altra parte del mondo. Fantastico. Dai, Allora, prima di far chiudere a Donatella, sì. vorrei leggere un messaggio arrivato in chat, perché sicuramente Donatella poi ci apre un mondo, perché appunto stava parlando di territori. Luca Cecchini in chat ci ha scritto: secondo voi ci sarà una netta ripartenza nel settore enogastronomico con le totali riaperture nel mese di giugno? Se posso esprimere un mio parere, secondo la mia logica, potrebbe verificarsi una buona crescita lavorativa per ristoranti, bar, enoteche e tutti gli altri enti locali in ambito ristorativo, al punto che con tutte queste chiusure e limitazioni che abbiamo subito da un anno a questa parte, il popolo italiano ha voglia di spensieratezza e tornare a scoprire i sapori della nostra Italia, oltre alla sua bellezza. E volevo leggere questo perché mi piace e condivido assolutamente. Per come la penso io, le vacanze estive andrebbero passate nella nostra bella nazione da far ripartire, perché sicuramente la rifaremo ripartire, vabbè, poiché siamo nella nazione più bella del mondo, più bella d'Europa e del mondo, e nel territorio più bello del mondo. Quindi ora lo volevo condividere perché tanto sicuramente Donatella poi ci farà. Beh, l'Orcia è il vino più bello del mondo. È il posto più bello del mondo. Quindi io invito tutti. Questo era uno spot pubblicitario, Donatella. Invito tutti a rigenerarsi nei prossimi weekend. Andate nelle zone del vino, perché troverete un paesaggio bellissimo, delle cose da bere e da mangiare che vi entusiasmeranno, ma soprattutto troverete dei nuovi amici. Questo è importante. Troverete persone accoglienti che vi faranno ridere, che vi faranno appassionare, che vi faranno innamorare. Questo vi aiuterà a vivere meglio. Per cui, se volete superare il Covid, andate nei territori del vino. Ok, quindi più che nel cassetto ci ha regalato il suo nuovo spot pubblicitario della tela. E comunque sì, anch'io mi associo alla sua lettura e al suo desiderata, perché è vero, il vino io
Io ho cominciato a scrivere di vino nel 1998 per Balocco, facevo un giornale, si chiamava Il Chianti, le terre del vino. Paolo se lo ricorderà probabilmente. Donatella ci omaggiava scrivendoci, regalandoci qualche perla sul turismo del vino. E la prima cosa che scrissi e che capii è che il vino era una cartolina con un odore e con un sapore, perché non è una sostanza chimica, non compriamo una bevanda, compriamo qualcosa che ci rimanda ad un territorio, perché un vino buono ormai lo possono fare ovunque, ma il vino che ci parla di determinati territori lo possiamo fare solo all'interno di quel territorio. Ed è incredibile come questo vino diventa quasi una pozione magica, perché è capace di creare un valore spaventoso che inimmaginabile. Montalcino negli anni 70 era un obiettivo 2 della comunità europea, ovvero sia era uno dei territori più sottosviluppati di tutta l'Europa. Pensate, negli anni 70, 50 anni fa, no 500 anni fa, in meno di 50 anni ha compiuto un miracolo economico. Una vigna di Montalcino, Donatella, correggimi se sbaglio, un ettaro costa fino a 2 milioni di euro. Forse ho detto troppo, no, un No, milione e no. mezzo sì, però, no, 2 milioni di euro. Quindi rendetevi conto, quello che era un territorio che non valeva niente, dove c'era un proverbio a Montalcino negli anni 60, diceva a Montalcino che nelle madie di Montalcino non ci stanno neanche i topi, per dire com'era povera quella storia. Ma il nostro Chianti stesso, Sandro, è il consulente di marketing turistico di Chianti Form. Chianti Form è l'ex Eurobic Chianti, che era proprio lo strumento operativo della comunità europea per costruire progetti di accrescimento, di sviluppo economico all'interno dei territori sottosviluppati, come anche il Chianti era. Quindi nessun altro prodotto italiano è riuscito mai a creare questo valore in così poco tempo all'interno dei nostri territori. E quindi sì, aiutateci, aiutate loro a promuovere il vino, perché il vino è davvero una pozione magica, non è solo una cosa piacevole da bere e qualcosa piacevole da fare, è qualcosa che genera valore, e poi quel valore resta su quel territorio. Paolo lo sa perché aggrega i comuni, e Davide, questo è po veramente una esatto, cosa magica. Prego. posso aggiungere solo una riflessione. Oltre a condividere chiaramente tutto quello che hai detto, occorre essere molto vigili perché questo patrimonio è spesso sotto attacco. Noi magari non ce ne accorgiamo in maniera particolare. Quindi, c'è un sindaco, un nostro sindaco, ha fatto una battaglia per combattere contro una pala eolica che volevano una società olandese mettere all'interno di un vigneto di pregio del Montepulciano d'Abruzzo del suo comune. Ma c'era l'inghippo. Perché la società aveva spacchettato la sua natura e di pale eoliche ne potevano chiedere una ciascuna a queste società. Quindi bisogna stare sempre molto vigili. Il Veneto, c'è cioè Coldiretti, sta facendo una raccolta di firme contro il consumo di terreno agricolo a fini energetici, cioè distese di impianti fotovoltaici. Quindi bisogna stare anche molto attenti e molto vigili affinché questo patrimonio sia veramente preservato, perché il valore aggiunto di cui giustamente abbiamo parlato è quello che abbiamo detto fino adesso, altrimenti rischieremmo di perdere delle porzioni di territorio fondamentali. Bisogna sempre stare molto attenti. Bene, Cristiana, io credo il nostro tempo sia finito, quindi Sì, allora io abbiamo i nostri ringrazio, ospiti. sì. Io ringrazio Prego. tantissimo David, ringrazio Donatella, Sandro e Paolo, veramente è stato un piacere e speriamo di rifare un altro incontro in presenza, che ovviamente la presenza avrebbe tutto un altro senso e quindi vi ringrazio veramente tanto e ringrazio David che è sempre eccezionale. Domani Figurati, sera avremo grazie. un altro incontro sempre sul turismo, il turismo ce l'ha sempre promosso un po' la Donatella di parlare di turismo, domani sera parliamo di innovazione fra agricoltura e turismo, quindi per chi vuole partecipare seguite anche l'evento domani sera e vi ringrazio davvero tanto e a nome anche della fondazione vi ringraziamo della partecipazione e speriamo di avervi presto ospiti al Santa Chiara o in Fondazione Monte dei Paschi. Grazie Grazie davvero. Cristiana, grazie a Grazie tutti gli ospiti, mille. a voi che ci Grazie avete a voi. seguito. Grazie anche a voi dell'ospitalità. Grazie Ciao a mille, tutti. buonasera. Ciao, un saluto, ciao.